il castello di Osaka, che è questo qui alle mie spalle. Oggi sono qua con Jacopo Tour e vi porto a vedere qui l'area del parco. Dentro il castello vi faccio vedere Osaka dall'alto di questa imponente struttura. Guardate qua che mura, questi sono blocchi di granito che vennero portate qui dalla cava di Seto, che non è lontano da qua. Questa dalle mura invece è la vista del fossato, c'è questa barca che poi fa fare il giro appunto tutto di questo fossato. E di qua la città. Entriamo dentro, biglietto fatto 600 yen, biglietto bellino, l'ha fatto vedere con il QR code qua la signora. Eccolo qui, ed eccoci qua proprio sotto il castello di Osaka. Ecco, lo starnuto suo, tu ormai vieni in tutti i video miei, però se stavolta sei venuto che starnutisci. Cominciamo la nostra salita verso la montagna. Secondo piano, questo è quello che mettono sempre in cima ai castelli, e questo è quello che è in cima al castello di Osaka con la tigre. Terzo e quarto piano, non si possono fare le foto, ci sono i video, ci sono delle armature, dei documenti storici, eccetera. Qui torniamo al sesto piano, in cui si può riprendere. Però vedete, alla fine è un castello moderno, non è niente di clamoroso, no? C'è la riproduzione della battaglia del 1614. Ed eccoci arrivati in cima all'ottavo piano, dove si vede appunto Osaka. Ok, sono arrivato in cima. Ah, avete visto anche voi, no, Mimma, Lorenzo, dicevo, è una ricostruzione, quindi questi sono sempre in cima a tutti i castelli giapponesi, al castello di Meiji la stessa cosa. Questo qui sì, è il fossato, tra l'altro, che è stato ampliato. Ora questo qui inizia a dire un po' di informazioni storiche che a voi vi ho già detto. È praticamente nel 1614, il castello alla fine del 500 è stato fatto e poi completato iniziato da Toyotomi e finito da Hideyoshi, e finito da Toyotomi Hideyori, è stato poi nella battaglia contro i Tokugawa ampliato dopo il 1614, per far fronte appunto al nuovo assalto. Dopo il castello è stato espugnato, i Tokugawa hanno conquistato Osaka, e poi vi dico una cosa che avevo già detto del suicidio rituale, sì. Qui sotto. Questo che vedete qua giù è Umeda, quindi l'altro centro di Osaka, lì dietro c'è un fossato. Poi un fossato qua, un vento tremendo, il frontale, il giro è partito da lì sotto. E questa qua è l'altra facciata, qui non c'è il vento, quella giù è l'arena di Osaka dove fanno i concerti e lì giocano a baseball. Adesso scendiamo e vi dico qualche altra informazione, perché qui è un po' difficile parlare. Allora, il castello è stato, i lavori per la costruzione di questo castello cominciarono alla fine del 1500 da Toyotomi Hideyoshi, che ne commissionò, che cominciò appunto i lavori. Però lui non vide la fine dei lavori e venne completato dal figlio Hideyori. E questo qui poi è stato il castello in cui qui i signori di Osaka dominavano appunto la città, in forte contrasto con lo shogunato dei Tokugawa, che nel 1614 inviò un grande esercito, che però venne sconfitto, come dicevo prima, dall'esercito di Toyotomi Hideyori. L'anno dopo rimandò un altro grande esercito, che però questa volta sconfisse e spugnò il castello. E adesso andiamo appunto dove Hideyori, sconfitto, si suicidò, fece il suicidio rituale, in perfetto stile di guerriero giapponese. Questa qua invece è la lapide commemorativa del suicidio, quando appunto nel 1615 la seconda ondata di armate che inviò Tokugawa sconfisse appunto qui, quindi espugnò il castello di Osaka, e Toyotomi Hideyori insieme alla madre si suicidò con il suicidio rituale qua, con queste cronache dell'epoca, diciamo, che narrano di lui con lo sfondo del castello di Osaka che bruciava, e si suicidò. Ritorniamo qui, sorte travagliata ha avuto poi il castello nel corso dei secoli a venire, perché nel 1643 venne centrato da un fulmine che lo distrusse completamente. Durante i moti rivoluzionari del periodo Meiji, quindi alla fine del periodo Tokugawa, subì un danneggiamento, poi dopo è stato danneggiato anche dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e poi nel 1997 ne venne completata, prima approvata e poi completata nel 1997, la totale ricostruzione a copia esterna di com'era appunto il castello. Però come avete visto, si tratta di una struttura in cemento armato, a differenza per esempio di quella del castello di Meiji, che è proprio una struttura di legno che regge tutta l'anima del castello.
oppure quello che stanno costruendo a Nagoya, che sarà completato, non mi ricordo in che anno, ma ci mettono più di 10 anni per farlo, e che lo ricostruiranno appunto anche il castello di Nagoya come era quando appunto è stato costruito. Siamo alla fine di questo video, se venite qua ad Osaka potete fare un salto qui, oggi è bellissima giornata, quindi merita anche visitare tutto il parco, soprattutto se venite nel periodo della fioritura dei ciliegi, il parco è veramente bellissimo, tutti i ciliegi fioriti e tutto quanto. Ovviamente il castello è quello che è, la riproduzione, è del 1997, distrutto, ricostruito molte volte, dentro magari si può rimanere delusi da quello che si aspetta, però comunque sia, se venite qua una volta potete venire, a meno se dovesse tornare in Giappone, venite, avete già visto il castello di Osaka e non dovete venire. Oggi, come dicevo, sono qua con Giappo Tour e con loro che fanno l'immagine del cuore, guarda che immagine poetica, guarda qua, eh? Da Bastia Umbra a Osaka, ci vediamo al prossimo video da Giappone, ciao ciao!